In questa scatola ho una macchina fotografica. Beh, non è una vera e propria macchina fotografica, ve ne sarete già accorti dalle dimensioni. Qua dentro c'è un telefonino. Ne parliamo perché oggi i telefonini sono venduti più per le loro caratteristiche fotografiche che per altre caratteristiche. Quindi adesso vediamo come è fatto, vediamo cosa c'è dentro la scatola e poi lo proveremo nelle reali condizioni di ripresa, ripresa sia fotografica sia video. E vediamo cosa c'è dentro la scatola. Togliamo il coperchio e all'interno vediamo questo è l'apparecchio, il fronte e il retro con gli obiettivi delle camere. Poi qua abbiamo questo aggeggio che serve per estrarre l'alloggiamento delle schede. Qua abbiamo gli auricolari e qua infine abbiamo l'alimentatore con relativo cavetto, l'alimentatore a rete per la ricarica dell'apparecchio. Accediamo a fotocamera. Fotocamera, abbiamo diverse soluzioni, diverse opzioni. Noi clicchiamo qua e si apre un menu delle impostazioni. Menu delle impostazioni dove vediamo parecchi strumenti, strumenti che possono essere anche inutili alla fotografia. Comunque ci sono. Quindi noi abbiamo la bussola, l'altitudine. Abbiamo la livella, ecco questo che è indicato come livello è una livella. Le linee guida, va bene, è un reticolo, controllo dell'otturatore. E qua possiamo scegliere scatta foto o non fare niente. Cioè, scatta foto vuol dire che si scatta la foto e non fare niente vuol dire che se si preme non succede niente. Suono dello scatto, noi qua l'abbiamo impostato, il famoso click, tasto volume, ecco il tasto volume, consente di scattare foto e regolare avanti e indietro lo zoom digitale. Il tasto del volume è quello che è qua. Barra dello zoom, far comparire o meno la barra dello zoom nella schermata, cioè sopra l'immagine ripresa. Vabbè. Il geotagging, scala e risoluzione delle foto. Questo è anche interessante perché abbiamo fotocamera posteriore e fotocamera anteriore e possiamo impostare, come vediamo, le varie proporzioni, 4 terzi, 4 terzi a 8 megapixel, 4 terzi a 3 megapixel, 16 noni 8 megapixel oppure 16 noni 4 megapixel. Andiamo avanti, stessa cosa, stesse regolazioni si possono impostare per il video. Abbiamo 4K, l'HD a 1080 e l'HD a 720. Dalla schermata del telefonino premiamo il simbolo della fotocamera e accediamo alle possibilità della fotocamera. Qua abbiamo tre icone, colore, doppia e mono. Questo vuol dire che la ripresa avviene o in modalità colore RGB o in modalità bianco e nero, quella vedete sulla destra, oppure con entrambe. Riprendendo con entrambe si dovrebbe avere una brillantezza d'immagine maggiore. Andiamo avanti e abbiamo altre possibilità. Abbiamo la possibilità in questo caso di riprendere con la fotocamera principale, che è quella posteriore, con la fotocamera anteriore oppure con tutte e due assieme. Qua abbiamo il segno della sveglia, il segno della sveglia che nient'altro che il temporizzatore, cioè l'autoscatto. E possiamo impostare da 3
a 10 secondi. Qua abbiamo l'HDR, un HDR automatico per calibrare meglio luci ed ombre. E qua abbiamo l'esclusione del flash o il flash in automatico. Sulla destra, passando sulla destra, vediamo questo è il cursore dello zoom. E qua abbiamo tre pulsanti, qua vediamo la foto, un'anteprima della foto appena scattata. Qua abbiamo il pulsante per scattare la foto, qua abbiamo il pulsante per selezionare la ripresa video. Anche in questo caso sulla destra abbiamo i soliti pulsanti, per selezionare la ripresa video bisogna premere qua. Qua abbiamo il cursore dello zoom e qua sulla sinistra abbiamo altre possibilità, per esempio questa live e per le riprese con trasmissione live sia su Facebook e sia su YouTube. Chiaro che dobbiamo possedere un account Facebook o YouTube. L'altro pulsante, fotocamera, in questo caso videocamera anteriore o videocamera posteriore, oppure tutte e due contemporaneamente, in modo da avere un'immagine totale divisa a metà, da una parte la videocamera anteriore e dall'altra la videocamera posteriore. L'illuminatore, questo non è il flash ma è l'illuminatore, un piccolo LED che può servire per schiarire le ombre, e questo dà modo di registrare la traccia audio che può essere registrata sia dal microfono anteriore sia dal microfono posteriore, ossia a 360 gradi con tutte e due. Le foto scattate col telefonino, quelle nella memoria del telefonino, possono essere modificate in parte, possono essere in parte lavorate. Clicchiamo qua sul simbolo delle fotografie e accediamo alle foto che abbiamo memorizzato nel telefonino. A questo punto ne scegliamo una, mettiamo questa, e vediamo qua sotto che c'è una serie di opzioni. Però la cosa più interessante, almeno per un fotografo, è questa, dove ci dà una gamma di possibilità per modificare l'immagine. Abbiamo l'originale, vabbè, qua abbiamo una modifica automatica e abbiamo varie modifiche a seconda dell'icona che clicchiamo. Per esempio abbiamo anche il bianco e nero e così via. Qua. Ignorare le modifiche oppure salvarle, noi ignoriamo. Cliccando sul menu in alto a destra possiamo scegliere la presentazione, cioè la presentazione di tutte le fotografie, uno slideshow. Le foto possono anche essere cancellate con questa opzione. Cancella tutto questa foto, adesso noi la cancelliamo e sparirà dalla raccolta di foto. Cliccando sul pulsante a destra accediamo a varie possibilità ulteriori. Abbiamo il ritocco, quindi qua possiamo operare sul colore, oppure qua abbiamo la panoramica. Muovendo la camera noi possiamo eseguire una panoramica. Qua abbiamo foto, ovviamente, con le opzioni che vediamo sulla sinistra, che abbiamo già visto prima. E questo è anche interessante perché è la regolazione del bokeh, cioè dello sfocato cosiddetto creativo. E infine abbiamo una possibilità di regolazione manuale della esposizione, a seconda ponderata al centro, valutativa o automatica. Qua
Qua abbiamo l'impostazione della messa a fuoco, la macro, l'infinito oppure automatica. Qua abbiamo la regolazione della temperatura colore. Infine, qua abbiamo la sovra o sottoesposizione intenzionale. Siamo alla Morra, Langhe, e siamo all'interno della libreria Paesi Tuoi. Roberta è la proprietaria della libreria. Cos'è questa iniziativa e da quando è partita, quando avete inaugurato questa libreria che è un po' particolare a quanto vedo, che non solo libri? La libreria è nata 2 anni fa da un'idea mia e di mio marito. Vogliamo fare un giro e vedere che cosa c'è? Okay. Difatti, avevo detto non solo libri, per esempio, allora, qua che cosa abbiamo? Qua abbiamo la libreria, ovviamente, che ha una caratteristica di trattare diversi temi, nel senso che si può trovare anche generi diversi. Buongiorno, siamo produttori di Castelmagno, di Pradeleves, Valle Grana, provincia di Cuneo. Produciamo un ottimo casello di Castelmagno, tradizionale, riserva, stagionato 2 anni con le sue erborinature.